Benvenuti al nostro telegiornale. Questa sera apriamo parlando della grande manifestazione che si è tenuta a Firenze, in realtà in altre città italiane, per chiedere la pace, il cessate il fuoco nei conflitti che sono alle porte dell'Europa, quello in Medio Oriente ma anche quello in Ucraina. Come detto, tantissime le persone scese in piazza oggi anche a Firenze, che come sempre mette al centro anche, diciamo così, una presa di posizione bipartisan, se vogliamo, visto che in piazza c'era Padre Bernardo, un anno fa, organizzatore di quella grande manifestazione che si tenne a Firenze insieme al rabbino capo e all'imam Zeni El Zir, proprio l'imam anche quest'oggi era nelle strade fiorentine insieme ai manifestanti, insieme ai sindacati. Ce ne parla Chiara Valentini. Oltre 10.000 secondo la questura, tre volte tanti secondo la CGIL, che ha organizzato insieme a tante altre associazioni questa manifestazione per la pace. Sicuramente tanti, tantissimi quelli che hanno percorso le vie di Firenze e i ponti di Firenze da Santa Maria Novella a Piazza Santa Croce per dire fermiamo tutte le guerre. Una manifestazione nazionale che si è svolta a Firenze in contemporanea con altre sei città italiane, sette in tutto, come i colori dell'arcobaleno nella iconica bandiera della pace. Una manifestazione per la pace nei giorni in cui soffiano ancora forti i venti di guerra. Credo che sia nella carne di Firenze un gemito che scaturisce da tutto quello che vediamo in Medio Oriente e non solo, perché purtroppo in molte altre parti della terra si sceglie ancora la violenza, l'odio come espressione di una autosopravvivenza a spese degli altri, facendo delle armi lo strumento di una ideologia che ha servito a strumenti di potere, di massificazione, di predominio economico, sociale, tutto quello che una piazza che riporta le persone normali e sensibili in mezzo alle strade, prendendosi per mano eccetera, vuole esprimere, cioè la pace come via di un umanesimo che questa città non si stanca di proporre al mondo intero, alternativo alla guerra e alla sua logica di violenza e di esclusione. Noi dobbiamo resistere a manifestare per la pace contro le guerre, anche se le nostre, diciamo, il grido che facciamo può darsi non arriva, ma credo già vedere la piazza di Firenze con migliaia di ragazze, di ragazzi, di giovani, di donne, di anziani insieme, camminano insieme per la pace, dà una grande speranza che anche i nostri rappresentanti politici un giorno capiranno che la pace è più importante della guerra. La pace è la prima conquista da difendere. Senza la pace non c'è lavoro, non ci sono diritti, non c'è uguaglianza, non c'è dignità, non c'è vita. Per cui per noi la pace è il primo impegno che abbiamo. Lo diciamo in maniera ferma e convinta. Diciamo no a tutte le guerre senza se e senza ma, senza tanti giri di parole o posizioni ambigue. Noi siamo fermamente convinti, perché questa oggi è la posizione della CGIL, ma in realtà è la posizione del movimento operaio da oltre 100 anni, che da allora sa bene che le guerre le dichiarano i potenti per i loro sporchi interessi e le pagano i poveri sotto forma di vite umane. Non esiste la guerra per la pace, perché come si fa a pensare giovani anche come voi oggi di mandarli a morire, come sta suggerendo, i 56 conflitti che ci sono adesso nel mondo? E per gli organizzatori, il totale delle persone che hanno partecipato a queste manifestazioni nelle sette piazze italiane sono state 80.000, un grande grido di pace che si è alzato dalle nostre città. Alla cronaca adesso, perché Emanuele Nannetti, il 34enne reo confesso dell'omicidio di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni di Pontedera ritrovata morta in una cisterna nel Pisano giovedì pomeriggio, resta in carcere. Il GIP, pur non convalidando il fermo, ha disposto la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia Nannetti, assistito dal difensore Massimiliano Calderani, ha reso oggi dichiarazioni più circostanziate. Per questo il legale ha chiesto di riqualificare il reato in eccesso colposo di legittima difesa, visto che è stato aggredito per primo, ha detto, oppure in omicidio per intenzionale e immediata scarcerazione con attenuazione della misura cautelare. Il 34enne, ha detto l'avvocato, ha riferito al magistrato di essere stato aggredito e di essersi dunque difeso, trovandosi a fronteggiare al buio
buio perché la casa è sprovvista di corrente elettrica, l'ira della donna. Avrebbe prima afferrato una bottiglia rompendogliela in testa, ma di fronte alla sua reazione ancora più violenta avrebbe agguantato un coltello con il quale ha sferrato 4 fendenti per liberarsi dalla donna. Queste le parole dell'avvocato. Per questi motivi il legale ha chiesto poi la riqualificazione del reato anche all'esito dell'autopsia, che dovrà confermare se le ferite sul cadavere siano o meno compatibili con il racconto dell'indagato. Cambiamo argomento. Dopo le parole della prefetta di Firenze Ferrandino sulla costruzione di un CPR in Toscana, un centro per il rimpatrio dei migranti irregolari, il botta e risposta oggi sul tema a frenare subito è stata la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Vediamo. Il CPR a Firenze serve, va realizzato e siamo al lavoro per questo. È la posizione della prefetta di Firenze Francesca Ferrandino, che in un'intervista al quotidiano La Repubblica è tornata a parlare di uno dei temi da sempre al centro di un'accesa discussione politica. Le parole della prefetta sulla costruzione del primo centro di prevenzione e rimpatrio per migranti irregolari in Toscana hanno subito suscitato un vero e proprio botta e risposta tra chi li ritiene un modello incostituzionale e chiede un'inversione di tendenza a livello nazionale e chi semplicemente lo vorrebbe in città per ipotetiche ragioni di sicurezza. Al momento non c'è certezza su dove e quando sorgerà la struttura. È un processo lungo, ha aggiunto Ferrandino, ma è in atto un confronto con i prefetti delle altre province e con i sindaci. L'input del resto arriva dallo stesso governo, con l'idea prima di Salvini e poi del ministro dell'interno Piantedosi di costruire un CPR per ogni regione. Su questo la Toscana si è sempre detta contraria, decidendo di non ricorrere allo stato di emergenza sui migranti che molte altre regioni hanno adottato. La frattura politica è netta e anche oggi Lega e Fratelli d'Italia, nelle loro personalità toscane, plaudono alla prefetta, mentre le forze di centrosinistra, a partire dal PD, restano fermamente contrarie. Che i CPR non sono la soluzione e che non è questo all'ordine del giorno. La posizione nostra sui CPR è sempre stata contraria. Sono altre le soluzioni di cui abbiamo bisogno sul territorio, che sono quelle tra l'altro sulle quali stiamo lavorando con la prefettura, con le tante iniziative per garantire sicurezza ai nostri cittadini. L'abbiamo visto con i CPR che sono stati aperti in Italia, non hanno portato soluzioni neanche per quello per cui erano stati costruiti. Parliamo anche di maltempo, perché nella notte una violenta precipitazione ha interessato un'ampia zona della Toscana nei comuni soprattutto del Pisano, Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Alcuni torrenti e canali si sono trascinati interessando strade e abitazioni, con alcune vetture che sono state trascinate dall'acqua e gli occupanti tratti in salvo dal personale dei Vigili del Fuoco. In particolare sono state 15 le persone recuperate dai tetti delle auto, dai canali dove erano state trascinate. A lanciare l'allarme sulla quantità di pioggia nelle scorse ore è stato proprio il sindaco di Riparbella, Salvatore Neri, che ha comunicato che in 3 ore sono stati registrati 120 mm di pioggia e ha invitato tutti i cittadini ovviamente a non mettersi in auto, una cosa mai vista, ha commentato sui social il sindaco. Nell'area della provincia di Pisa sono al lavoro da questa mattina, da questa notte, le squadre dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alluvionale, con alcune ripercussioni anche sulla viabilità per frane e smottamenti, allagamenti in strade e garage anche nel Livornese, a Cesce nel Rosignano, ma anche nel Grossetano, nei comuni di Monte Argentario, Orbetello e Capalbio. Non ci sono stati danni e conseguenze per le persone, ha commentato il presidente della Toscana Eugenio Gianni, ma siamo a fare i conti dei danni subiti nelle colline metallifere in tutto il Pisano. A collassare anche in questo caso, ha detto, è stato il reticolo minore. Nell'area piove già da 3 giorni, i fiumi si sono ingrossati e basta poco per provocare un'esondazione. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso tra l'altro oggi un'allerta gialla valida per le zone dell'Etruria centrale, della Valdera e della Valdelsa per il rischio idraulico fino alla mezzanotte di questa sera e per rischio idrogeologico fino alla giornata di domani. Quindi ovviamente attenzione anche in questo senso. Tra l'altro su questo tema abbiamo sentito questa mattina la sindaca di Cecina, che ha dato contezza anche di tanta pioggia, quella che dovrebbe piovere nell'arco di circa un mese, che si è abbattuta sul territorio di Cecina con varie ripercussioni. Sentiamo le sue parole. Il violento nubifragio che ha colpito questa notte soprattutto la parte sud della città ha allagato numerose abitazioni, soprattutto ai piani terra, ovviamente gli scantinati, ha reso inagibile 2 impianti sportivi, lo stadio comunale e i campi da tennis,
e soprattutto ha invaso un centro commerciale dove le attività produttive sono state fermate, stanno ripulendo, e dove era presente un parcheggio sotterraneo che si è ricolmato di acqua. Sono intervenuti volontari della Protezione Civile, della Pubblica Assistenza, della Misericordia e Vigili del Fuoco. Con le idrovole stanno cercando di aiutare i cittadini insieme a molti volontari nell'opera di ripulitura delle case, e è iniziata anche l'opera di svuotamento dei parcheggi del centro commerciale. Eravamo aperti come centro operativo comunale dalla sera prima, abbiamo monitorato tutta la notte e tutta la giornata di ieri l'evolversi della situazione meteo, e fino alla sera alle 10 fortunatamente tutti i corpi nuvolosi erano passati o a nord o a sud della nostra zona. Purtroppo verso le 11, quando l'allerta meteo si stava concludendo, perché avevamo l'allerta meteo arancio fino alle 23.59, è iniziata a piovere, prima per un breve tempo in maniera lieve e poi in maniera veramente violenta. In un'ora ha fatto un cumulato importante. Torniamo anche a Firenze, perché dalle verifiche tecniche effettuate oggi presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci è emerso che non ci sono problemi o lesioni strutturali nell'edificio e nei locali dell'istituto, dopo che ieri mattina nell'ambito dei lavori di adeguamento sismico due tramezzi a causa di ferrossurazione si sono incrinati con rumore. Avete visto, ne abbiamo parlato noi come tutti gli altri media nella giornata di ieri. Questo è quanto cita una nota della città metropolitana di Firenze. La direzione dei lavori spiega ancora ha effettuato un sopralluogo nella mattinata stessa, cioè ieri, all'interno dei locali dell'istituto scolastico, ed è stato accertato che le crepe sui tramezzi si sarebbero verificate a seguito dell'inserimento di un isolatore sismico al piano interrato. La relazione tecnica specifica che si tratta di un assestamento fisiologico compatibile con la tipologia di intervento eseguito. Nella serata di ieri le parti danneggiate sono state messe in sicurezza. Inoltre, recita la nota, in accordo con il comando dei Vigili del Fuoco e con gli uffici tecnici della città metropolitana è stato installato un sistema di monitoraggio in adiacenza ai nodi di collegamento delle travi che insistono sul pilastro oggetto dell'assestamento, e il monitoraggio continuerà anche domani nella giornata di domenica. Cambiamo argomento, parliamo di furti. Purtroppo la Toscana in questo registra un primato in negativo. Vediamo. Due facce della stessa medaglia raccontano la sicurezza delle nostre case. Da un lato il numero di furti sempre più elevato in Toscana, dall'altro la quantità di interventi messi in atto proprio per contrastare questo fenomeno. Resta il fatto che i numeri non sono dalla nostra parte. Se infatti si considera l'incidenza dei furti sulla popolazione residente, ai primi posti in Italia si trovano le province di Pisa, 48,1 episodi su 10.000 residenti, Firenze 43,3 e Lucca 42,7. I dati arrivano dal terzo rapporto Censis Verisure dell'Osservatorio sulla sicurezza sulla casa, realizzato in collaborazione con il Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno, e sono dati relativi al 2022. Anche ampliando la scala, certifica lo studio, il risultato non cambia. Tra le aree metropolitane italiane, Firenze è al secondo posto per incidenza di reati, 33,7 ogni 10.000 abitanti, preceduta soltanto da Bologna. Oltre al dato reale, i furti in abitazione rappresentano un grave problema anche per la percezione della sicurezza. Se a livello nazionale il 38,5% della popolazione ha paura di uscire di casa lasciandola incustodita, il dato in Toscana cresce, soprattutto tra giovani e donne, proprio a causa della frequenza di questo tipo di reati. Il risvolto positivo della questione tuttavia esiste, ed è l'indice di sicurezza in ambito domestico, cioè la volontà dei toscani di dotarsi di misure di sicurezza e controllo delle proprie abitazioni. In questo la nostra regione è settima in Italia, una classifica che vede al top le Marche e fanalino di coda il Lazio. E si conclude questa sera la protesta dei lavoratori in appalto di Montblanc, che da due giorni hanno piazzato tre tende davanti alla boutique del brand in via Tornabuoni a Firenze. Ma terminiamo la protesta lanciando una sfida alle istituzioni a prendere coraggio, ha detto Luca Toscano dei Sud Cobas. Alla regione toscana ha detto: chiediamo un atto di coraggio, che vuol dire che se si è contro lo sfruttamento bisogna allora avere il coraggio di scomodare i responsabili dello sfruttamento, che in questo caso è il fondo finanziario Richmond, proprietario del marchio Montblanc. Abbiamo 70 posti di lavoro bruciati da una delocalizzazione punitiva contro i lavoratori, ha aggiunto Toscano, che hanno lavorato sfruttati per anni e che si ritrovano in uno stabilimento chiuso dopo che hanno ottenuto i loro diritti. In un anno e mezzo al tavolo di crisi della regione toscana il fondo finanziario Richmond non è mai stato convocato, così il sindacato.
Cambiamo argomento perché ieri è stata una giornata importante per la Toscana, è stato conferito il Pegaso della Toscana delle Donne a una nota giornalista, Giovanna Botteri. È stato consegnato ieri, durante un seminario sulle elezioni presidenziali americane, il Pegaso delle donne alla giornalista Giovanna Botteri. Il convegno, dal titolo Kamala Harris e il potere e dovere delle donne nel giornalismo, si è svolto nella sede della Regione Toscana e rientra nelle iniziative di anteprima della rassegna Toscana delle donne, in programma dal 15 al 26 novembre. A consegnare il prezioso riconoscimento alla giornalista per il contributo nell'informazione e per la lunga esperienza e conoscenza dello scenario americano, diffuso in modo preciso e approfondito, è stato il presidente della regione Eugenio Giani, accompagnato dalla capo di gabinetto Cristina Manetti. La giornalista, che si è detta profondamente legata alla nostra regione, ha anche ricevuto dal comune di Firenze le chiavi della città. È un bellissimo anticipo perché abbiamo avuto l'occasione, proprio grazie a un'inviata storica, al volto che per anni ha accompagnato la cronaca di quello che accadeva negli Stati Uniti, Giovanna Botteri, una grande professionista, di fare un focus su quella che è un'altra protagonista della scena politica internazionale in questo momento, che è Kamala Harris. A lei quindi l'onore e il piacere di consegnare il primo Pegaso della donna, della Toscana delle donne, di questa terza edizione. Mi fa molto piacere e anche in questo momento in cui ci sono tutte queste allerte, meteo, c'è apprensione, mi piace essere qui, dare la solidarietà mia, ma insomma credo di tutto il resto del paese a questa regione meravigliosa, a questa città meravigliosa. Ma io credo che sia un'occasione importante per pensare e ripensare al nostro ruolo oggi nella società, a quello che si può fare, a quello soprattutto che si può cambiare. Andiamo a Pistoia adesso, dove arriveranno oltre 500.000 euro di contributi a chiese e circoli grazie agli oneri di urbanizzazione. Ce ne parla Patrizio Ceccarelli. Chiese e edifici di culto, ma anche circoli e strutture di proprietà o in uso ad enti del terzo settore del comune di Pistoia, quest'anno potranno beneficiare di contributi da oneri di urbanizzazione secondaria ben più consistenti rispetto agli altri anni. La cifra disponibile è infatti di 570.000 euro contro una media che andava dai 70 ai 110.000 euro degli anni scorsi, contributi che potranno servire per restauri ma anche per l'acquisto della sede, nel caso ad esempio dei circoli. Negli anni si erano consolidate e stratificate tutta una serie di somme che poi non erano state elargite proprio perché i progetti non erano stati portati in fondo, e in più, in base anche a dei risultati diciamo migliori sull'incasso degli oneri, quindi sull'andamento diciamo dell'edilizia, abbiamo potuto mettere a disposizione una cifra decisamente più importante. Un'altra importante modifica riguarda i criteri di aggiudicazione dei punteggi per ottenere il finanziamento, con l'obiettivo di agevolare le frazioni collinari e montane, quelle più lontane dal centro cittadino e anche meno abitate. Quindi con una precisa volontà di volere in qualche modo queste risorse, cercare di mandarle il più possibile nelle periferie, nelle parti montane e collinari insomma, del territorio, o nelle frazioni insomma, un po' più lontane, anche perché probabilmente sono quelle che proprio dagli oneri di urbanizzazione secondaria in realtà ricevono meno come servizi e infrastrutture da parte del comune. Fino al prossimo 3 novembre Palazzo Vecchio a Firenze ospiterà il Saio di San Francesco, ad accompagnare l'abito del santo anche una mostra dedicata al rapporto tra la città di Firenze e il santuario della Verna. Ce ne parla Samuela Pagliara. Una mostra per celebrare lo stretto rapporto tra la città di Firenze e il santuario della Verna. In occasione dell'ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco, fino al prossimo 3 novembre nella sala d'armi di Palazzo Vecchio sarà esposto l'abito del santo. Una tunica di lana grezza simile a quello dei poveri e dei contadini ai quali egli era vicino. Il saio, preziosa testimonianza della vita semplice, tornerà come esempio di prossimità e pace nella città fiorentina che lo ha custodito per circa 500 anni. In contemporanea anche la mostra dal titolo L'ultimo sigillo, un viaggio immersivo nella storia del santuario francescano, luogo nel quale il santo ricevette le stimmate, ovvero i segni del crocifisso su mani, piedi e costato, nel settembre del 1224. Un video proiettato a 360 gradi all'interno della sala accompagnerà lo spettatore nella riscoperta dell'affascinante rapporto tra il santuario, simbolo di guarigione e speranza, e Firenze ancora forte e radicato.
Erano un migliaio, ben oltre le aspettative, i fiorentini che questa mattina si sono presentati al mercato centrale per partecipare al casting del film. Chiara Valentini. Si intitola Il cuore della città, 150 anni del mercato centrale di Firenze. È il cortometraggio che racconta la storia di uno dei quartieri storici della città. Uscirà entro la fine dell'anno. Le riprese, principalmente all'interno del mercato, sono previste a novembre e dureranno 5 giorni. Ma oggi era il giorno del casting per le comparse. Dopo una prima selezione effettuata via curriculum, si sono presentati in oltre 400 per provare a prestare il proprio volto a questa iconica rievocazione. Ne rimarranno 50, forse qualcosina in più, vista l'affluenza. Volti per coprire 5 epoche differenti e raccontare la vita e le tradizioni fiorentine che dal 1874 ruotano attorno al mercato. Cerchiamo di raccontare le epoche salienti, ovviamente da quando è nato il mercato, cioè fine 1800, il 1920, e anche lì cercheremo di raccontare una storia all'interno d'amore, diciamo, fra due che hanno due banchi attigui, diciamo. Il dopoguerra del 40-45, quindi siamo nella vigilia di Natale e la povertà ovviamente ancora regna sovrana, quindi anche lì racconteremo il cuore dei fiorentini, come si aiutavano l'un l'altro, cosa che purtroppo adesso è un po' venuta a mancare. E il 69, spoiler, scudetto della Fiorentina e quindi grande festa al mercato centrale, e poi andiamo ai giorni nostri. Persone di tutte le età, qualcuno con esperienze precedenti davanti a una telecamera, ma non era richiesto, così come non era una condizione indispensabile essere fiorentini doc, ma il volto e l'atteggiamento sì, quello dovrà esprimere fiorentinità come lo spirito del progetto. La comparsa non parla, altrimenti è attore, quindi che significa cercare il fiorentino tipico? Significa andare a far ripercorrere le vie del mercato centrale di Firenze a quei volti che lo hanno percorso davvero, perché le storie si nascondono sì dietro alle parole, dietro ai discorsi, ma dietro agli occhi della gente spesso vengono raccontate senza parole storie che neanche immaginiamo. Il presidente del consorzio del mercato centrale parteciperà con un piccolo cameo? No, io no. No, assolutamente no, avrò piacere che dei miei colleghi sicuramente ci siano, perché c'è anche il momento attuale e quindi è giusto che ci siano. A Prato adesso con il Met Ragazzi, 18 spettacoli e 119 repliche dedicati agli spettatori più piccoli. In 6 mesi 18 spettacoli, tra cui 6 fra produzioni e coproduzioni, 4 spettacoli di danza, 119 repliche, la partecipazione anche di compagnie straniere, una diminuzione del prezzo del biglietto che passa da 6 a 5 euro. Sono questi i numeri della rassegna Met Ragazzi, che debutterà a Prato il 9 novembre e chiuderà il sipario il 17 maggio. Stagione, ci sono alcuni ovviamente spettacoli punto che sono le nostre produzioni. Cito l'Arlecchino degli Zakes, il Giro del Mondo del TPO con il teatro olandese, Io Parlo, Io Danzo della compagnia King Caleri, che è un progetto dedicato al rapporto tra il linguaggio e il movimento, con un codice alfabetico che in questo territorio ha un valore particolare. Due le novità di quest'anno: più spazio alla danza con 1000 piedi, la rassegna nella rassegna e la doppia replica. Il Comune di Prato sostiene fortemente il progetto del Metastasio Ragazzi, che possiamo considerare una stagione corposa per la sua articolazione, il numero di spettacoli e degli artisti coinvolti, che è, diciamo, parallela a quella della prosa, e questo è un motivo, penso, di orgoglio e di vanto sia per il Comune che per il Metastasio. Met Ragazzi è stato organizzato con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo. È davvero una proposta ricca, dedicata davvero ai più giovani, in un momento in cui appunto i più piccoli, i più giovani hanno più necessità di strumenti per crescere, per imparare a relazionarsi. Siamo in chiusura, vi ricordo, nota di servizio, che questa sera torna l'ora solare, quindi alle 3 dovremo rimettere indietro le lancette dell'orologio di un'ora, producendo un'ora di sonno in più per tutti, ma le giornate si accorceranno da qui in avanti sempre di più. Vi ricordo anche gli appuntamenti: dopo il telegiornale ci sarà Casa Viola, ovviamente l'appuntamento importante domani della Fiorentina contro la Roma, e poi alle 21.30 il film I Cavalieri del Nord-Ovest con John Wayne. È tutto per questa edizione del telegiornale, grazie per averci seguito. Buona serata.